Oggi siamo in compagnia di Alberto Livernini, mio grandissimo amico, artista, un mago. Esatto. Posso dire un mago? Ah, tu puoi dire quello che vuoi. Eh? Con quella bocca puoi dire quello che vuoi. Allora, sì, oggi per me sarà un po' difficile riuscire a essere seri. Sì, Ma noi siamo artisti, noi scherziamo. Ma noi scherziamo, giochiamo. Ma noi oggi facciamo tutto al contrario. Ma perché conoscere Livernini? Conosciamo Sandro Scapicchio. Ma no, ma che senti, io faccio le domande a te. Ascolta. Ascoltiamo, sentiamo. Iniziamo. Una domanda. Oggi è così. Allora, oggi è così. Grande empatia col pubblico, sì. Grande versatilità artistica, sì. Grande creatività e grandissimo impatto e carisma da palco. Quale di queste qualità tu mi invidi? Nessuna. No, grande Livernini, però grande. Adesso mi stai sottovalutando. Approfitto prima, siccome voi non sapete dove potremmo andare a finire, sì. Ne approfitto per fare un grande complimento che va al di fuori dell'arte, perché Alberto è un grandissimo amante come me di animali. Allora senti, perché non accenniamo questa... Una volta partecipato. Una volta una gatta che aveva una macchia nera sul muso, una vecchia soffitta vicino al mare con una finestra a un passo dal cielo blu. Da dove nasce questo tuo amore per gli animali? Mia madre, che era poco aulica, diciamo, disse: tu sei, secondo me sei la reincarnazione di un gatto, perché me lo disse da piccolo, me lo disse già quando non capivo. C'ho una ventina di gatti, c'ho le galline. Senti, quello bianco che ho visto l'altro giorno, come si chiama? Allora, quello è Ali, ma il padre si chiamava Obama. Io ai gatti bianchi do il nome di famosi uomini neri, quindi Obama, Ali, mo adesso se fanno un altro figlio, eccetera. Ma ce n'ho una ventina. Io ho avuto tre miti, Ray Charles, Pelé e Cassius Clay. Vedi, il prossimo Pelé lo chiamo, è vero, non ci ho pensato a Pelé. Quindi non ci hai pensato a Pelé? Sì. Senti, ma quindi ti piacciono i gatti? Sì. E allora ci scambiamo le ricette dopo. Di quei gatti? Non so. Io c'ho un gatto molto strano, lo conosco tutti, si chiama Ciccio. Ah. No, in realtà si chiama Tigro, però... No, io invece gli do nomi... Siccome ce ne sono tanti che partoriscono tutto, ma penso che non interessi, gli do il nome per accoppiarli, per capire di che coppia. Quindi c'ho Achille, Lauro, però non c'era ancora il cantante, era proprio... Era una nave. Quindi era Diabolic e De Vacante, tutti cose, Jerry e Scotti, Ama e Deus, perché così dico, questi sono fratelli, eccetera, a seconda dei nomi, perché altrimenti ce n'ho troppi. Va così. Senti, però visto che prima ho accennato una canzone di Gino Paoli, no? Sì. A proposito di Gino Paoli, ma è vero che tu ti sei innamorato una volta con una canzone di Gino Paoli? O non è vero? No, più che altro, una canzone di Gino Paoli ho scoperto perché mi ha portato male, Il cielo in una stanza. Se voi ci fate caso, proprio nelle parole, quando sei qui con me... Quando sei qui con me... Questa stanza non ha più pareti, non ha più pareti. E già cominciamo male. Ma alberi infiniti, 16, no, infiniti. Quando sei tu qui con me, sei vicino a me. Questo soffitto che colore è? Viola. No, non esiste, non più esiste. E grazie, ci stanno i pareti, cioè io vedo il cielo sopra noi, che restiamo qui, abbandonati, non li vuole più nessuno, perché portano sfiga, come se non ci fosse nient'altro al mondo. Quindi è finito proprio, c'è stato il day after. Suona, senti che suona, non c'è niente, gli alberi, tutto, che cazzo, solo un'armonia, è difficile trovarla. E che gli sembra? Un organo. Un organo, perché se che vibra, ma speriamo per lui, di dietro, così, alla faccia del sessismo. Ciao, fine dei giochi. Ora io, che di solito mi capita di fare gli spettacoli comici, la prima regola è non ridere, ma non riesco a non ridere con Lo so. Infatti io mi offendo quando ridono, perché mi mancano di rispetto, io sto recitando e la gente ride. Anche quando ho cantato una canzone, visto, viene, non ricordo la prima strofa, quindi un po' la scimmiotterò, ma fate caso che è più importante la seconda. Facevo tantissimi anni fa, l'avrò fatto poco, per quello me la ricordo, una canzone dal titolo eloquente, Mi manchi, dedicato alla quello mia donna. Quello di Fausto Leali. Fausto Leali. Allora, era, ripeto, la prima strofa serviva per preparare la seconda. Mi manchi, ormai sono mesi e mesi che mi manchi, e io sto qui a soffrire perché tu mi manchi. Va bene, seconda strofa. Mi manchi, non so per quanto ancora tu mi mancherai, vorrei spiegarti e parlare, ma tu sempre lì a sparare, e per fortuna non hai mira, e mi manchi.
tutto per fare sta stronzata finale. Ma voi avete mai visto uno spettacolo di Alberto? No? Bene, continuate così, perché dà fastidio tutta sta gente che mi guarda mentre io sto recitando. Non venite, non venite. Senti, mi dici qualcosa di curioso che ti è successo durante uno spettacolo, quando magari volevi cercare di far capire a qualcuno che stavi scherzando e quello ti piava sul serio, magari? Ah beh, io ma la prima cosa che mi viene in mente è che alla fine dello spettacolo, finito tutto, un'ora così, magia, cabaret, eccetera, eccetera, io faccio la seguente battuta. Comunque fa piacere, mi piacerebbe se qualcuno mi volesse vedere a teatro, mi faccio un po' di pubblicità, e la battuta è questa. E io il 12 ottobre sarò al Teatro Sistina, dalla tasca tiro fuori un biglietto e dico fila 8 posto C per chi mi vuole vedere a teatro. Qualcuno ride e qualcuno alla fine viene e dice: scusa, non mi ricordo, quando è che stai al Sistina che ti vengo a vedere? E tu sei lì mortificato che dici. Però mi capita, anche se la mia è una comicità un po' bastarda, perché non senso, è surreale, quindi se non stai sulla mia lunghezza d'onda certe frasi passano così. Ti posso garantire che nella vita di tutti i giorni, lo faccio da quando ero piccolo, da sempre, faccio delle cose illogiche di fronte a delle persone che si aspettano il normale, che sono abituate. Questo riprova il fatto che noi ascoltiamo la tonalità ma non quello che uno dice. È un campanello d'allarme, approfittate di questo piccolo input. Tant'è vero che, per fare un esempio più facile, quando sto in albergo, quello fa documenti, io mi tocco come se non avessi, guardo, dico la macchina, sento uguale se le do il mio, e tutti dicono sì sì, non si preoccupa. Quindi io dico con un tono l'opposto. Allora, io assicuro che quando incontro Alberto devi stare proprio con le chiappe strette, perché lui è uno che, come tu, te purga, nel senso che c'ha sempre la battuta punta. Però credetemi, non lo dico così tanto perché ce l'ho davanti, ma come poi tutte le persone ironiche, che sono sempre le più intelligenti, Alberto è una persona di una profondità incredibile. E non so, mi viene da ridere, però in realtà è così. Ed è una persona che ha veramente un modo di fare ironia che spesso, se tu riuscissi veramente a ragionarci, ti accorgeresti di quante cose sa. Tu sei un pozzo di sapienza. Ma io faccio una suoneria con quello che hai detto adesso. Così quando squilla, cioè, me lo ripeto, cioè, si vede. Senti, cioè, ma poi... Ma così mi confondi, ma mi confondi con altro, adesso. No, vabbè, no. Non è vero, sei... No, sì, vabbè, che adesso. Senti, che dico? Senti, dico, passiamo da diciamo una cosa seria e una cosa scherzosa. Siccome vedi questa cosa qui che mi hanno imposto, perché tu devi sapere, tutta questa qui è nata... Questa idea è nata perché un giorno sono andato a trovare il nostro amico in comune, Geppi di Stasi, il quale abbiamo così giocato un po' con una nostra canzone, e la cosa è molto piaciuta. Però naturalmente c'è stato subito quello col ditino, però la distanza, mm-hmm. Per frigo io, allora mi è venuta l'idea di prendere questa cosa qui. C'è un altro sistema per fregare quella gente. Cioè? Il problema non è che lui ha fatto così col ditino, il problema è che tu l'hai ascoltato. Bravo, c'hai ragione, anche questo è vero. Soltanto che in questo caso l'abbiamo dovuto veramente ascoltare, perché almeno non ci rompevano i coglioni. Questa è una parolaccia che ci sta, perché è vero. E allora dico una cosa, in questo periodo un po' particolare, come hai passato tu le tue giornate? Allora, per capire me, io vengo utilizzato da alcuni amici, non sto scherzando, tutto serio quello che dico, quasi come il CNR studia cosa. Allora, io sto in campagna da sempre, potrei dire... Insomma, ho 62 anni, da sempre io faccio il contadino, come negli anni 50, senza niente ed elettrico, mangio solamente roba mia, ho le galline che non mangio, muoiono di vecchiaia, mi servono per le uova, ok, e per il letame. Io sto in campagna tutti i giorni che Dio manda sulla terra, non vedo televisione, eccetera, perché servo a volte, se ti serve a volte un'opinione folle, chiamami, perché io non so niente. Quindi a me la pandemia mi è arrivata tutto così molto freddo, perché io già sto in una sorta di isolamento, un altro po' pure quando sto in pubblico e tutto. Per quello sono poco influenzabile anche dal pubblico. A me, se mi metti davanti a un muro, faccio lo stesso spettacolo, perché io ho una visione molto primitiva della vita, e a volte può essere utile, praticamente poi senza farla troppo leggendaria, io sono cintura nera di pensiero laterale, ma perché il pensiero laterale è quello che sfugge a chi è troppo inserito in questa società. Vedi, a me, subito, io prima non eravamo preparati, quando tu mi hai detto uno ha scritto così, ha scritto, perché tu hai letto, io non leggo, io non lo posso sapere come dice.
Beh, e se lo... è una cosa bella, cioè, che... cioè... Senti, ne approfitto e farò una cosa. Vai. Tu ti ricordi quella canzone fa? Sassolino nella scarpa, ah, sì, che mi fa tanto tanto male, ah, tiro un piede su, tiro un piede giù, mi giro e mi rigiro, sembro Belzebù. Vorresti togliere un sassolino? Di Depeche Mode, sì. Vorresti toglierti un sassolino? Con qualcuno, con qualcosa. Oppure, oppure coerente con quello che hai detto adesso, ti sembra quasi... Ecco, pure un'altra cosa, voglio dire, non voglio sembrare neanche troppo... Allora, sai perché non mi devo togliere nessun sassolino? Perché io, se per caso ho qualcosa da dire a qualcuno, se mi viene, non mi viene, in quel momento mi fermo e dico, sto invecchiando, perché io, se dico qualcosa a qualcuno perché sono stato toccato, io lo sto legittimando. E io quindi non rispondo neanche. Bellissimo. Ma io purtroppo, ripeto, io so vivo. Ma lo sai che tu in potresti... una maniera. Lo sai che, guarda, lo adesso so. Allora, tu lo sai che, anzi, se non lo sai te lo dico io, perché io parto sempre da un presupposto che chi sta vedendo questa sarà, adesso non ricordo esattamente quale puntata sarà di secondo questa serie. Secondo me è l'ultima, perché poi non lo vedrà più nessuno. No, però dico, ci sono altre volta, migliori dopo. Penso sempre che chi lo vede la prima volta che... Allora, per chi lo sta vedendo per la prima volta, in questi incontri, io dove incontro, ripeto, i miei amici, quelli che veramente stimo, anzi, devo dire la verità, con Alberto poi non è che ci siamo mai tanto frequentati, però non lo so, credo che a pelle c'è sempre stata... Amici. Per questo siamo amici. C'è sempre stata rovinato. Una certa stima. Però io credo che la cosa bella di questi incontri è che ci sia veramente l'idea del buono alla prima, cioè di essere molto spontanei. E allora io penso che... Come nella vita, ne come nella vita si ripete qualcosa così. Man mano che vivi. Io ogni persona che incontro poi dentro di me è come se diventasse una canzone. Allora per me da oggi tu sarai questa canzone qui, accenno. Seconda stella a destra, questo è il cammino. E poi dritto fino al mattino. Poi la strada la trovi da te. Porta all'isola che non c'è. E vado al finale. E ti prendono in giro se continui a cercarla, ma non darti per vinto, perché chi ci ha già rinunciato e ti ride alle spalle, forse ancora più pazzo di te. Quindi da oggi per me tu sei l'isola che non c'è. Bene, bel accostamento, pure un bel modo di fare un rock particolare dei primi tempi di Bennato, e poi canzone straordinaria, già solo l'idea dell'isola che non c'è è bellissima, è poesia allo stato. Senti, puro. Io credo che con te pure potremmo andare avanti per ore, però siccome questo format oramai ho deciso che, l'ho iniziato facendo così, che non duri più di 12-13 minuti, e quindi credo che ci siamo detti parecchio, ma avremmo ancora molte cose da dirci, e speriamo un giorno magari di... che ne so, magari sopra un palcoscenico, hai visto mai, se riuscisse... Una volta qualcuno ci ha provato a fare una cosa, però non è riuscita, vabbè, questa poi te la dico a camere spente. Ma noi potremmo fare uno spettacolo, io metto a destra, tu a sinistra, la gente si guarda quello che gli pare, tu suoni, io recito, tipo telecomando. Grazie Alberto, grazie di cuore, e veramente sono contento che ci siamo incontrati in questa giornata. Adesso poi andrà, queste sono tutte registrazioni che poi andranno col tempo. Oggi a Roma è festa, non so in quale giorno pubblicherò questo nostro incontro, però oggi è festa e sono contento che questa festa finisca avendo incontrato te. Il piacere è tutto il tuo. Grazie Alberto, grazie di cuore.